Microfono. Vado. Allora, salve a tutti. In linea con quanto ho detto la prima volta, il primo giorno, il programma stabilito più di un anno, più quasi un anno e mezzo fa, in un anno e mezzo subisce sempre delle modifiche, no? Quindi, quando avevo pensato questa lezione su Benjamin, avevo considerato di fare un nodo che legasse due testi fondamentali di Benjamin, cioè l'autore come produttore e il saggio sull'opera d'arte, il che andava benissimo. Poi, lavorandoci, mi sono accorto che lavorando su una serie di premesse a quello che volevo dire, in realtà stavo facendo già la lezione. E quindi alla fine le premesse sono diventate la lezione. Dunque, funzionerà che non mi occuperò del saggio sull'opera d'arte e me ne occuperò lo stesso, un'altra volta. E invece adesso il discorso lo acchiappo direttamente da alcune cose che ci siamo già detti e che riguardano sia la lezione di Marcuse che quella di Lucas. Dica, vuole dire una cosa? Devo fare una domanda perché in realtà non è che un Ah, sì, volentieri. Solo che forse sarebbe il caso che venga qua per via dei microfoni, perché se no a casa non sentono nulla e c'è tutto questo. Mica per questo, non è che abbia pazienza. faccio mi siedo. Sì, qua c'è questa bella serie pelle umana che. No, me la sono appuntata perché non mi era chiaro un passaggio riguardo il romanzo di formazione. Noi abbiamo detto ieri che si istituisce nel superamento, o quantomeno si prefigge il superamento Sì, della soggettività. questo è quello che pensa Marduzzi, Sì. sì. Però mi sembrava, cioè, l'impressione che fosse un po', come dire, pacificatorio risolvere così la cosa, anche perché, come dire, si perde un po' la problematicità del rapporto con l'oggettività. Cioè, superiamo la soggettività, ok, ma poi il rapporto con l'oggettività in che termini si costituisce? Certo. Poi ieri accennavamo alla conformazione della realtà sull'idea, però anche questa mi sembrava un po' consolatoria come proposta, come risoluzione, se risolutiva. Allora, tutti o quasi tutti gli autori del romanzo dell'artista che passano, che aiutano attraverso il loro romanzo a passare nella forma del Bildungsroman, sono tutti consolatori, quelli che abbiamo tracciato, Keller, Eichendorff, e molti di cui non si poteva parlare perché ne parla Marcuse, ma se no andavamo veramente a notte fonda, sono consolatori nei confronti dell'oggettività e il problema non viene risolto. Lo stesso Goethe, in Goethe è problematico il tema del Bildungsroman. La questione si riapre fortemente nel Novecento. E nel Novecento accade che il romanzo di formazione, come momento di passaggio dall'autore, dalla letteratura dell'autore, dal romanzo dell'artista, cambia perché cambia la posizione dell'artista nella società, cioè nel mondo oggettivo, nell'oggettività. È chiaro che il tentativo consolatorio che cos'è? Se vi ricordate che ieri ho usato giustamente dei termini che usa Marcuse, non potevo fare altrimenti, e cioè l'adattamento alla forma di vita borghese. Da Goethe e negli autori successivi, in Keller soprattutto, che è il nodo di passaggio all'interno della letteratura tedesca verso il Bildungsroman, beh, ho parlato di adattamento alla forma di vita borghese. Noi invece poi sappiamo, ma lo sappiamo a posteriori, che ci sono autori, filosofi, critici che hanno criticato
fortemente i termini dell'adattamento al mondo oggettivo, e che anzi l'adattamento al mondo oggettivo non solo è consolatorio, ma nemmeno più di tanto, ma che addirittura è pericoloso l'adattamento, la forma di adattamento, perché a questo punto colui che si adatta alla forma di vita borghese o si dilegua nella forma di vita borghese, oppure, e questo è un punto cruciale, nel momento in cui declina la borghesia ed entriamo nella società di massa, laddove la borghesia inizialmente si spaura, poi non sa bene che pesci prendere, si dichiara guerra, manda le masse in guerra, le masse popolari le manda in guerra, e poi ne risorge dalle ceneri di questa guerra, riproponendosi come classe di dominio. E a quel punto però non si accorge, non sa ancora, e non lo sa nemmeno dopo la Seconda Guerra Mondiale, non sa che è definitivamente tramontata quella società borghese da cui proveniva, e che anche la borghesia è dentro le masse, è dentro la massa. E a quel punto quella consolazione del romanzo è bella che è finita. Naturalmente le menti più accorte, le menti più attente si pongono comunque il problema e si pongono comunque la domanda. E sono quelle menti che continuano, oppure che perseverano, oppure che riprendono, riannodano i fili di una critica alla borghesia. Mentre invece il pensiero borghese continua lento e inesorabile, come se niente fosse successo, come se non fossero caduti i grandi imperi, come se non fossero venute i totalitarismi, come se non ci fosse stato Auschwitz, come se non ci fosse stato l'inizio dell'era atomica. E questo non perché la borghesia ha una piena e consapevole coscienza di classe, semplicemente perché la borghesia è cavalcata e a sua volta cavalca il grande leviatano del nostro tempo, che è la struttura di produzione economica capitalistica. E quindi una volta che tu ti metti nella grande corrente e ti fai trascinare dalla grande corrente, devi semplicemente mantenere i rapporti, saldamente mantenere i tuoi rapporti di proprietà e i rapporti di produzione. Questo fa la borghesia. Dopodiché non ha prodotto nient'altro. Tutto questo bel romanzo di cui stiamo parlando, no? Non c'è più. Non c'è più quella grande arte che sognava la grande borghesia. Non c'è più la grande letteratura. Non c'è più niente. Cosa c'è? Cosa ne è venuto fuori? Sono venute fuori altre cose che qualche volta vengono disdegnate, qualche volta vengono snobbate perché sono popolari, perché sono di massa, no? Sto parlando dei grandi media, del cinema e poi della televisione, della radio, queste cose qua che noi con un non so che, e lo sappiamo bene tutti quanti noi, ciascuno di noi lo sa, sì, guardiamo e non le guardiamo, ci interessa e non ci interessa, no? Quello che si diceva del cinema all'inizio del Novecento, ma sarà arte, non è arte, ma divertimento, non è divertimento, eccetera. Televisione, poi, c'è sempre un'idea di, la guardo, ma no, la televisione. Il ragionamento è complicato, è serio,
Oggi fanno testi che si discorsino sulle serie, la serie televisiva, la serie è quello che ha preso il posto del romanzo. Sì, allora sentivo, si dibatte, allora la serie è più vicina al romanzo, mentre il film è più vicino alla novella, no? Tutti questi dibattiti, eccetera, eccetera. È chiaro, cambia la società. Il problema della borghesia, il problema della critica alla borghesia, il problema della critica alla forma di vita borghese, non la borghesia in quanto tale, non è che uno se la acchiappa col borghese nome e cognome, no? È un modello di vita, è uno stile di vita sociale, complessivo, organico, mondiale, globale, ok? Non è una cosa... si regge su un dominio fortemente economico e dunque politico. Non ha più quella velleità di dominio culturale, cioè di promozione e formazione della cultura. Si è rovesciato invece in conservazione della cultura. Ecco. Borghesia oggi conserva la cultura. Ma quali sono i suoi strumenti potenti di produzione? Come invece appunto stiamo vedendo è successo in passato, anche nei momenti di decadenza, no? Anche nei momenti di decadenza, cioè nel momento della lente progressiva decadenza della grande borghesia, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, diavolo, si produceva un sacco di roba. Invece, dopo, con l'avvento delle masse, che cosa è successo? Ecco, adesso, per esempio, un autore come Walter Benjamin, perché è importante da questo punto di vista? È importante perché lui era una testa lucidissima che capiva esattamente questo momento di passaggio all'interno della cultura europea e mondiale, se vogliamo. E cioè il passaggio da quella fase dell'individualismo borghese a invece una società di massa dove tecniche della comunicazione, eccetera, stanno venendo su e stanno modificando radicalmente. Il problema della borghesia è, contrariamente a quello che si pensa, cioè, o meglio, contrariamente a quello che è stato all'inizio, non è più, e Benjamin lo capisce molto bene, lo aveva già capito Marx, non è più quella classe che rinnova la storia, che cambia la storia, che modifica la storia, ma si è assunta il compito della conservazione dello status quo, esattamente come ha fatto per secoli l'aristocrazia. Questo è il momento di passaggio, no? E io ribadisco una cosa fondamentale, e cioè che, a mio modo di vedere, l'importanza di una filosofia, di un filosofo come Karl Marx, è principalmente questo, da un punto di vista culturale e filosofico. Marx è un filosofo borghese, europeo. Pensate, non è sovietico. È tedesco. Ok. È una battuta un po' brechtiana questa, eh? Va bene. Allora, dico, è un filosofo borghese. E dall'interno del pensiero borghese, dentro la filosofia, quella che noi chiamiamo storia della filosofia, senza accezioni, come se fosse l'unica al mondo, no? Frutto di un eurocentrismo, di una... sappiamo come siamo fatti noi europei, no? Non sempre siamo fatti bene. E si pone come critica del pensiero borghese, come critica e autocritica. Il marxismo è innanzitutto un'autocritica, cioè quello che non fa normalmente il pensiero borghese, che invece è sistematico, costruttivo, no? Edificatore, no? Di un pensiero e di
Noi costruiamo, abbiamo, nel secolo abbiamo costruito edifici filosofici, palazzi, no? E tuttavia, a partire da questo elemento della critica, quello che fa Marx è esattamente dall'interno del pensiero borghese un processo di autocritica del pensiero borghese. Questo è fondamentalmente il marxismo. Cioè quello che non fa normalmente il pensiero borghese, lo fa quel lato, quella polarità laterale del pensiero borghese che si chiama marxismo. Se non si capisce questo, stiamo completamente fraintendendo tutto, siamo all'interno dell'ideologia come falsa coscienza totale, la totale falsa coscienza, e non capiamo quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto dall'interno del pensiero europeo, dall'interno del pensiero borghese. Se non capiamo questo, ovviamente siamo completamente, cioè ci stiamo costruendo una storia della filosofia che ha, da un lato, non ha tanta differenza rispetto a un album Panini, e dall'altro continuiamo a reiterare una maschera, una come se niente fosse. Il come se niente fosse è una cosa devastante per il pensiero borghese, ma non lo capisce, non lo fa. Voglio ricordare l'episodio, e poi cominciamo con la lezione beniaminiana, ma era per raccontarle di come questo spirito consolatorio ovviamente serve semplicemente a pulirla, o diciamo così, a presente. Come si chiama? C'è un liquido che serve per pulire l'argento, quelle cose, capito? Che si passa e l'argento riprende tutto il luccicore. No, ecco, alle volte molte delle riflessioni e dei ripensamenti delle cose, e prendi quelle caccavelle vecchie d'argento, de casa, de nonna, de zia, te metti lì e la riporti a nuovo e splendore, e dici... Adesso un nuovo pensiero. Sempre la caccavella di nonna, solo che gli hai dato giù de gomito, hai capito? Quando Adorno, racconto rapidamente questo episodio, e poi quando Adorno tornò in Germania nel 49, dopo 10 anni di esilio negli Stati Uniti, fu mandato da Horkheimer, parlò con Horkheimer e disse: senti, vai a vedere com'è la situazione in Germania dopo la guerra, vai a vedere com'è la situazione, vediamo se c'è qualche possibilità di ritrasferire l'istituto di ricerche sociali di nuovo in Germania. E allora Adorno partì, ed era la prima volta che tornava in Germania dopo che era andato via nel 38. Torna e comincia a parlare con un po' di gente lì, vede l'ambiente, vede le università, vede il mondo editoriale, eccetera, eccetera, e scrive degli appunti. E in questi appunti, intitolati La cultura risorta, sostanzialmente dice: questi non si sono accorti che la cultura è fallita, che la Kultur è fallita, che dopo Auschwitz tutte una serie di nostre categorie di pensieri, di strutture, di sistemi, dopo Auschwitz non hanno più alcun senso, e questi hanno ricominciato da capo come se niente fosse. Hanno rimesso in piedi i dipartimenti, le facoltà, quello, quell'altro. Stanno di nuovo parlando dello spirito, riparlano della metafisica, di quello, di quella, la poesia, e il pensiero, e quello, e le categorie, e cioè tutto, no? C'è stata un'interruzione. Ops, scusate, 10 anni di nazismo, 12, poi la guerra, le bombe, Adesso è finito tutto, possiamo ricominciare. Ma dove eravamo rimasti?
Ah, il capitolo quarto della metafisica. Sì, hai ragione, come se niente fosse. E Adorno è stupefatto. È per questo che si attacca a Beckett. Si attacca nel senso che dice, oh, aspetta, fammi capire, c'è qualcosa, c'è qualcuno che forse sta dicendo qualche cosa d'altro. Per dire, Beckett era uno di questi. Ma non solo. Beh, questa è una domanda fondamentale. Possiamo ricominciare come se niente fosse? E questa è la domanda chiave che dall'interno della forma di vita borghese fa capire che tipo di attitudine, di atteggiamento ha il borghese che pensa. E c'è un'autoassoluzione. Quando uno dice, beh, è stato un incidente, è stata una parentesi, il fascismo è stata una parentesi. Voi capite che vuol dire. Capite la potenza dell'autoassoluzione, no? Innanzitutto pensa che ci sia una filosofia della storia o una storia, no? Che abbia una sua precisa destinazione, una precisa causalità, una linearità progressiva. Poi a un certo punto, azz, incidente di percorso, azz, è venuto il fascismo, azz, i campi di sterminio. Ah, vabbè, ma ora rimettiamo tutto a posto. Nel 1927 Benjamin affronta la nuova edizione delle opere complete di Gottfried Keller e scrive una recensione a questa edizione. E vorrei sottolineare semplicemente un paio di aspetti di questa recensione alle opere di Keller. Dice Benjamin che Keller, influenzato da Feuerbach, si nutre di un certo materialismo e un certo ateismo, ma non dal carattere sovversivo. Piuttosto è un materialismo e un ateismo che si inquadra nella prospettiva di una borghesia forte e vittoriosa, pur non essendo una borghesia imperialistica. E poi si apre una parentesi e dice sì, perché il Reich è quello del 1871, il Reich è dal punto di vista ideologico una frattura nella storia della borghesia tedesca. È una frattura, un momento di discontinuità. Il che significa che se uno capisce un po' di cose di Benjamin, i momenti di discontinuità per Benjamin sono momenti decisivi nella storia di qualsiasi cosa. E poi aggiunge la Svizzera, e Keller era svizzero, è il paese che ha mantenuto i tratti di una borghesia pre-imperialistica, cioè pre-Reich. È stata un po' al di fuori e quindi ha mantenuto, e questo è interessante, perché appunto inquadra Keller sì nella storia della letteratura tedesca, ma come se fosse un po' laterale rispetto alla storia della letteratura tedesca, sul margine, perché in Keller ci sono gli echi di una borghesia preimperialistica, quindi una borghesia che forse ancora riesce dentro di sé a mantenere una coscienza progressiva,
E lui dice, pensate quando Nietzsche è a Basilea, quello che Nietzsche scrive a Basilea. E un elemento, un tratto tipico di questa borghesia preimperialistica sta nel fatto che per Keller la scrittura si inserisce in un processo di produzione artigianale e non, diciamo, strettamente professionale, tecnico-professionale. E che questa produzione artigianale ha un rapporto diretto con la funzione pubblica. Tant'è vero che Keller a un certo punto viene detto, viene chiamato come lo scrittore di Stato, in connessione stretta con questo, con il movimento spirituale borghese, dai tratti preimperialistici. E in Keller tutto questo, dice Benjamin, mostra una disposizione non sentimentale ma epica, sul fondamento non romantico ma epico. E questa epicità in Keller ci restituisce una antichità, l'antichità nel tempo. E qui Benjamin si lancia nel dire, in fondo, Keller è il rappresentante tipico di un liberalismo epico. Beh, bella mossa, bella idea. Di lì a poco noi sentiremo parlare soltanto di liberalismo lirico, addirittura eroico. Qui invece un liberalismo epico che aspira a una felicità vitale. Insomma, chiude dicendo ci sono i tratti del poeta epico in Gottfried Keller. Questo lui lo scrive nel 27, con questo io volevo iniziare per rapportarmi all'ultima parte del discorso che facevamo ieri. Perché poi il centro della nostra lezione di oggi sarà a partire da un altro testo di Benjamin, che però è del 34. Il 1934 è un anno, è difficile trovare anni non veramente decisivi in Benjamin, ma il 34 lo è in maniera particolare. 34, Benjamin scrive un testo che si intitola sull'attuale posizione. Benjamin è a Parigi, è dovuto scappare. Il 34 è l'anno dopo il 33. No? Che non è solo aritmetica, ma appunto storia. E il 33 lo sapete che in Germania è arrivato Gog e Magog, come lo chiama Brecht. Brecht nei testi, nei suoi, lo chiama Gog e Magog. Poi lo chiama anche in altre forme, sempre con nomi cinesi, diciamo, del teatro cinese, ma insomma, ne parleremo un po' domani forse. Gog e Magog. Zio Adolfo. E scrive questo testo che si intitola sull'attuale posizione sociale dello scrittore francese. E comincia con una citazione dal poeta assassinato di Guillaume Apollinaire, scritto nel 1914. Posso leggere tutto? No. Sentite cosa scrive Apollinaire. La vera gloria ha abbandonato la poesia. Allora, questo che cos'è? È un tizio che scrive un articolo di giornale, questo pezzo qua, si chiama Horace Togarath. Ha scritto un articolo sul giornale La Voix, pubblicato ad Adelaide,
In questo articolo, questo giornalista, che viene raccontato da Apollinaire, in questo libro, che non è un romanzo, non è una novella, non è un reportage, non è una critica, è un testo di Apollinaire, il padre del surrealismo. La vera gloria, queste quindi sono le parole di Tograt, la vera gloria ha abbandonato la poesia per la scienza, la filosofia, l'acrobazia, la filantropia. I poeti oggigiorno sanno soltanto riscuotere denaro, che del resto non guadagna, perché si guardano bene dal lavorare. E per lo più, salvo i parolieri di canzonette e pochi altri, non hanno alcun talento, quindi nessuna scusa. I parolieri. Quelli poi che hanno qualche dote sono ancor più nocivi, perché se non incassano e non ottengono nulla, ognuno di loro fa più chiasso di un intero reggimento e ci sfondano i timpani a furia di ripetere che sono maledetti i poeti. Questa genia non ha più ragion d'essere, i poeti. Non hanno più nessuna ragion d'essere. Siamo 1913-1914, eh? Chiaro? Forse. I premi a essi conferiti sono rubati ai lavoratori, agli inventori, agli scienziati, ai filosofi, agli acrobati, ai filantropi, ai sociologi. I poeti devono scomparire. Licurgo li aveva banditi dalla Repubblica, noi li dobbiamo bandire dalla terra. Altrimenti i poeti pelandroni matricolati diventeranno i nostri principi e senza far nulla vivranno del nostro lavoro, ci opprimeranno, ci faranno beffe di noi. In una parola, dobbiamo scomprare il campo al più presto dalla tirannia poetica. E poi chiude questo splendido articolo di questo giornalista inventato da Apollinaire. Mondo, tu devi scegliere tra la vita e la poesia. Siamo partiti da qua, eh? Ve lo ricordate? Da Lukács è partito da qua. Tutto il testo di Marcuse era questo rapporto tra il mondo e la vita, tra l'arte e la vita. Che rapporto c'è? E come, in che modo, in che termini l'artista, parentesi, l'intellettuale, chiusa parentesi, ha a che fare con il mondo. Mondo significa la realtà, mondo significa il mondo sociale, la realtà sociale, non solamente la natura, perché lì è la via di fuga, abbiamo capito. La natura è la via di fuga. Ma qui questo giornalista si rivolge al mondo sociale, al mondo reale, al mondo concreto, al mondo del suo tempo, alla società del suo tempo, e gli dice: mondo, tu devi scegliere tra la vita e la poesia. Se non verranno prese serie misure contro quest'ultima, sarà in gioco la stessa sopravvivenza del consorzio civile. Non devi esitare. Domani stesso inizierà una nuova era. La poesia non esisterà più. Spezzeremo le corde della lira, troppo grevi per le antiche ispirazioni. Noi massacreremo i poeti. Adesso si chiama Il poeta assassinato, no? Che fu scritto da Baudelaire, Baudelaire. Lapsus non da poco, perché è ovvio che tutto il suo discorso ha alle spalle Baudelaire. Però che Apollinaire scrisse nel 13-14 e poi fu pubblicato subito dopo la sua morte, dopo il 14. Dunque, mondo, tu devi scegliere tra la tua vita e la poesia. Questa è la difficoltà
in cui si trova l'intellettuale nella situazione di crisi, ossia nella costituzione sociale dell'imperialismo, al tempo, all'epoca dell'imperialismo. E scrive Benjamin, questa pesante atmosfera che ne facciamo dei poeti, a quel punto, sapete, in un certo senso, in un certo modo, una certa poesia come risponde a questo giornalista serio, lucido, che sta capendo che il proprio tempo non è il tempo della poesia, è il tempo della tecnica, è il tempo dell'organizzazione, è il tempo del progresso scientifico, è il tempo delle grandi esposizioni, dei commerci mondiali. Oh, sta a partirti da... O Titanic, come si dice giustamente, Titanic si dice a Garbatella, diciamo, no? A Roma. E Titanic. Chiaro? E tu stai lì a perdere tempo con i poeti. Allora sapete qualche poeta come reagisce? Eh? Si mette la divisa, si mette le spalline, eh? Si mette a fa un volo su Istria. Trieste liberata, lancia volantini su Vienna, e quella e quella, si mette l'elmetto, si mettono l'elmetto e dicono andate in guerra, dobbiamo andare in guerra, perché è necessario per la nostra civiltà, per la nostra cultura, anche per la poesia, andate in guerra, e chi ci va in guerra? Ci va il poeta? Quel poeta lì che avete capito chi è, no? È quello delle Tamerici. No, e chiaramente ci va il contadino della Basilicata, del Polesine, delle Langhe. Questa pesante atmosfera, scrive Benjamin, è testimoniata dall'opera di Maurice Barrès. Barrès è un nichilista romantico, vive tra il 862 e 923. Dice Benjamin, è il tipico nichilista romantico, esponente di un fronte disorganizzato di intellettuali carichi di idealismo dei gesti, dell'entusiasmo e dello slancio delle idee, naturalmente di un enorme conformismo, che trasforma le sensazioni in sensazioni ben educate, cioè in estetismo. L'estetismo è l'altra faccia del nichilismo, scrive Benjamin, che si oscilla tra paganesimo e cristianesimo, spirito della terra e sentimento cattolico. Se non ci credete, leggete Le De Racine di Barrès, pubblicato nel 97. Barrès era questo scrittore francese, non paragonabile a D'Annunzio, diciamo un po' meno appariscente di D'Annunzio, ma in linea alla francese. Scrive Benjamin in questo testo frammentato, lineare, e che io vi racconto più o meno in modo frammentario e lineare, cioè questo testo non si capisce se noi non capiamo bene cosa intendeva Julien Benda quando ha scritto nel 1927 la Trahison des Clercs, il tradimento dei chierici. Nella ricostruzione del discorso di Benda riguarda la posizione degli intellettuali a lui contemporanei verso la politica. Il compito degli intellettuali nella storia universale, questo è l'idea di
di Imbenda, è quella di insegnare e declinare valori umani, universali e astratti. Questo deve fare l'intellettuale. Libertà, giustizia, umanità. Ora, gente come Maurras, come Barrès, come D'Annunzio, come Marinetti, come Kipling, come Spengler, vengono considerati alla stregua di traditori e politicanti, seguendo parole d'ordine come la nazione contro l'umanità, il partito contro il diritto, la potenza contro lo spirito. Questa è l'idea di Benda. E se leggiamo qualche paginetta di questo signore, noi vediamo, per esempio, che cos'è, chi è il chierico? Il chierico per Benda è questo signore qua. Intendo parlare di quella classe di uomini che chiamerò i chierici, designando con questo nome tutti coloro la cui attività, per natura, non persegue fini pratici. Voi capite come tutto quello che noi ci siamo detti ieri e l'altro ieri converge in quello che stiamo facendo oggi. Non c'è bisogno di sottolinearlo, ci siete arrivati da soli. Però lo dico, perché in fondo il tema, l'unico tema centrale di tutto questo ciclo di seminari è che ci stiamo a fare a sto mondo. Non a sto mondo nel senso esistenziale, a sto mondo nel senso tra di noi, che è molto più, per me, interessante di sapere perché esisto. Che domanda è? Vedi quello che posso fare, che puoi fare? Questo è. Perché esisto? Ci sono 100.000 modi di rispondere. Che puoi fare, so di meno, però sono fondamentali queste risposte. Dunque, non persegue fini pratici l'intellettuale, vabbè, secondo Benda, se no è un traditore, prende posizione, prende parte. Che poi non è vero per quello che lui ha fatto poi nella vita. Per esempio, poi ha preso le difese di Dreyfus. Cioè, poi, vabbè, comunque. Ma cercando la soddisfazione nell'esercizio dell'arte o della scienza o della speculazione metafisica, in breve nel possesso di un bene non temporale, dicono in qualche modo il mio regno non è di questo mondo, come Gesù Cristo. Capite qual è, secondo Benda, la funzione dell'intellettuale? Non ha alcun fine pratico. Specula scientificamente, metafisicamente, eccetera, eccetera. Non si l'avete conosciuto, avete visto quelli che dicono no, io non mi occupo. Hai sentito l'ultima canzone del Festival Sanremo? Stavo sentendo l'ultimo quartetto di Beethoven nella 12ª edizione di quel... Scusa. E vuoi mettere? Sì, no, sicuramente non metto la cosa. Però, sai, un'idea per capire dove sei, perché dove stavi due secoli fa, non lo so, però vabbè. Il mio regno non è di questo mondo. E poi prosegue. In effetti, da più di 2000 anni fa e fino a questi ultimi tempi, posso rintracciare nel corso della storia una serie ininterrotta di filosofi, religiosi, letterati, artisti, scienziati, il cui atteggiamento è di formale opposizione al realismo delle masse. E poi attacca.
Ora, alla fine del XIX secolo, si produce un cambiamento fondamentale. I chierici si mettono a fare il gioco delle passioni politiche. Coloro che rappresentavano un freno al realismo dei popoli ne diventano gli stimolatori. E poi continua, prima ha spiegato che gli uomini manifestano oggi con una scienza e una conoscenza finora sconosciute la volontà di collocarsi in un mondo reale o pratico. In contrapposizione invece a quello che dovrebbe fare il chierico, cioè porsi in un modo disinteressato o metafisico. La posizione metafisica è una posizione disinteressata, astorica, atemporale. E poi, santo, ma quest'altra parla di Barrès, parla di D'Annunzio, questo desiderio di agire, di essere qualcosa di diverso dall'uomo seduto, di avere una vita che somiglia a quella degli eroi, eccetera, eccetera, eccetera. E poi fa un'osservazione interessante, che non tutto ben dai da buttare. Cioè, c'è una pars construens e una pars destruens. Nella pars destruens alcune cose, perché lui è un liberale, che si trova a vivere in un mondo dove il liberalismo non è più quello dei suoi padri, quello che lui vorrebbe, chiaro? E come spesso fanno i borghesi, sono in ritardo su se stessi e continuano a reiterare gli universali, appunto atemporali, senza stare a vedere che magari il loro vero nemico, il nemico che c'hanno, sta accanto a loro, è seduto alla sedia accanto, non sta di fronte a loro, non li fronteggia, ma è seduto accanto, ma non fanno impegno. Poi però si trovano d'accordo quando devono comprare delle cose, quando devono fare i soldi. Su quello poi sono tutti d'accordo. Il liberalismo è anch'esso una posizione politica, ma il meno che si possa dire è che da 20 anni il chierico l'assume di rado. Il che non è vero, è semplicemente cambiato il liberalismo, non è che quei chierici non sono liberali. Solo che in quel momento il liberalismo sta andando dritto, 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 in braccia al totalitarismo. Però, loro che ne sanno, è stato un incidente. A questo punto interviene un secondo fattore, la volontà dello scrittore pratico di compiacere la borghesia, la quale crea la fama e dispensa gli onori. E questa è un'osservazione interessante, eh? E poi pesta, perché cita due scrittori che secondo lui sono a suo modo, Zola e Romain Rolland. Ora, la borghesia attuale, terrorizzata dai passi compiuti dalla classe avversaria e senza altra preoccupazione che di mantenere quel che resta di privilegi, ha ormai solo avversione per le teorie liberali. E il letterato che ne cerca i favori è formalmente tenuto, se inalbera una bandiera politica, a inalberare quella che difende l'ordine. Benjamin rimprovera Benda di non considerare positivamente il realismo degli intellettuali. L'avete sentito? L'intellettuale deve andare contro il realismo delle masse. Interessante questo realismo delle masse, eh? Questo concetto di realismo delle masse, che torna declinato in tantissime questioni. Per esempio, la dittatura del pubblico. Avete mai sentito questo termine? La dittatura del pubblico, cioè tu fai quello che ti dice il pubblico in fondo, no? Se non sei tu che decidi cosa vuoi fare. È che se vuoi avere successo ti adegui a quello che vuoi, al gusto del pubblico, ok? E quindi gli dai, e allora c'è una certa dittatura del pubblico. Più sei aderente, adeguato alle masse, più le masse ti comprano e più fai i soldi. E quindi
conformismo totale. Questo qui è una declinazione di questa paura di realismo delle masse, un certo realismo delle masse. Ora Benjamin dice: tu consideri solo negativamente sto realismo degli intellettuali. Perché questo realismo è in fondo un tentativo, anche se sbagliato, di uscire dalle astrazioni idealistiche per avvicinarsi il più possibile alla realtà. Cioè, Benjamin dice, perché non cogli almeno questo elemento? Perché a te non ti interessa la realtà. Questa è la risposta di Benda sarebbe, ma a me non interessa la realtà. Perché a me mi interessa la temporale, l'universale, l'astratto. È questo che devono fare gli intellettuali. Gli intellettuali non devono andare ai grandi magazzini il sabato pomeriggio a spendere soldi a comprare i calzini quelli fighi, la camicia quella, eccetera. No, l'intellettuale sta a casa a studiare, a leggere, capito? Deve produrre la poesia, e quest'altro che gli risponde, la poesia. Ma io ammazzo tutti i poeti, no? Che non fanno niente, che stanno a casa, no? A perdere tempo, a leggere 10-12 ore al giorno, e che rubano i soldi ai lavoratori, a quelli che lavorano, che faticano, no? Poi ci vogliono mangiare gli intellettuali, ma i poeti. Però c'è quello che il fornaio ha fatto il pane, quello che te l'ha portato, e quello così e così. Se non c'erano loro che si sono fatti... E tu stai invece a casa, fai poesia. Benda dice, no, è questo il lavoro che deve fare l'intellettuale. Non si deve mica sporcare, non deve mica entrare. Non deve mica... Oh, che fai, Wilhelmmeister? Dove stai andando? Vuoi andare a teatro, nella compagnia, per capire come è fatto il mondo, come sono gli uomini? Non te innamorate Mignon, che tanto è occupata già, eccetera, eccetera. Ma invece no, devi pensare, devi riflettere, la metafisica, devi... Mi sono spiegato? L'ho detta un po' così, E allora Benjamin sta cercando di capire un attimo questa situazione. Benjamin segue Benda sulle critiche all'atteggiamento romantico. Su questo dice, io ti posso dare ragione. Però non cerca una forma adeguata a questo avvicinamento alla realtà. Dice, possibile che non c'è in te lo sforzo di capire se c'è una possibilità di avvicinarsi alla realtà che non sia soltanto l'adeguamento, non sia soltanto lo schiacciamento o l'alienazione? C'è un modo in cui tu puoi stare dentro. Voi sapete qual è stato, ormai lo sappiamo qual è stato lo sforzo di Goethe, cioè di Wilhelmmeister. Dalla vocazione teatrale all'apprendistato e quindi alla introduzione dentro il mondo, allo stare dentro, all'avere a che fare, allo sporcarsi le mani con la realtà e a tener conto di quello che la realtà ti dice e di buttare a mare quella maledetta frase filosofica che dice che se la realtà non corrisponde all'idea, tanto peggio per la realtà. Perché con questa storia qui, con questa frase qui, noi possiamo sicuramente fare tante cose, compreso quello di prendere delle persone e ficcarle dentro una camera a gas. Tanto peggio per la realtà, se l'idea è quella. Mi spiego? Allora dice, Benda non cerca una forma adeguata a questo avvicinamento e si limita a una revoca perentoria che relega l'intellettuale nella
clausura dell'idealismo utopistico. A sua volta, dice Benjamin, cadendo di nuovo in un atteggiamento romantico. E la dimostrazione, dice Benjamin, lo dà lo stesso Bendin nel 33, cioè 6 anni dopo il tradimento dei chierici, quando nel discorso alla nazione europea parla dei chierici come coloro che vivono come in una cella di convento, che si isolano per elaborare i loro sermoni, scrive Benjamin, senza preoccuparsi se essi verranno letti di fronte a banchi vuoti. Il chierico di Bendin è un essere segregato dal mondo che torna a sottolineare l'inconciliabilità del dissidio tra pensiero e realtà, tra idea e mondo e tra arte e vita. E allora qui Benjamin lancia un sassolino e dice, beh, insomma, anche se non c'è riuscito fino in fondo, andatevi a leggere Charles Peguy, che ha tentato una strada di conciliazione contemporaneo. Lui, il testo è La situazione sociale dello scrittore francese oggi, quindi sta facendo un elenco degli scrittori francesi. Cioè, se però andate a leggere Peguy, troverete che c'è un tentativo di conciliazione tra l'idealismo libertario e un cattolicesimo militante che rimanda a delle istanze pre-rivoluzionarie che hanno una qualche, che potrebbero dare una qualche risposta alle domande di Bendin. Ma soprattutto è l'esempio di Émile Zola, scrive, che costituisce l'esempio di una strada possibile, anche se incerta, scrive Benjamin, per tentare una forma di avvicinamento alla realtà. Questo è quello che sta sottolineando, lo ripete la seconda volta che lo sta dicendo, una forma di avvicinamento alla realtà. Incerta, nel caso di Zola, e qui è Benjamin che parla, è incerta perché manca di una base teorica. E non vi sto a dire, ma ve lo dico, non vi sto a dire, è una formula per dire, mo ve lo dico, che la base teorica che sta pensando Benjamin in questo momento, che è già da qualche anno che lo sta studiando, è il marxismo. Questa parola che in sto periodo non si può dire, ma che noi diciamo, perché siamo chierici, ma siamo chierici senza chierica. Beh, siamo un po' più liberi, fino a che ciò se può. Allora, andiamo avanti. Manca una base teorica, Zola. Sì, quello di Zola è un romanzo sociale, però si avvicina a quello che Benjamin chiama il roman populiste, che mostra il fatale equivoco per cui la vita interiore dei diseredati e degli asserviti è caratterizzata dalla semplicità e dall'ingenuità. E questo è populista. Cioè che la vita interiore dei diseredati è la vita di questa semplicità e umiltà, ingenuità, priva di coscienza della propria condizione sociale. Questo è il termine che usa Benjamin. Priva di coscienza della propria condizione sociale, che poi sarebbe una coscienza di classe, naturalmente. E a cui si attribuisce questa vita interiore semplice, questa ingenuità, si attribuisce un valore edificante. Beh, basta che abbiate letto qualche romanzo di Zola e avete capito benissimo cosa sta dicendo. Ora, anche se non l'avete letto, però il Paradiso dei Signori
ne sapete sicuramente qualche cosa, non quello che passano in televisione, ma queste figure di questi diseredati che hanno una interiorità semplice e che però vincono per la loro vivono per la loro per un'umiltà che diventa ammirevole, non foss'altro per la forza di resistenza, no? Ecco, di queste persone. Ecco perché manca una base teorica, questa coscienza. Quella base teorica che invece lucidamente può dire ci sono dei rapporti di proprietà che sono legati ai rapporti di produzione. Non si tratta soltanto di cambiare i rapporti di produzione, di proprietà. Bisogna cambiare anche i rapporti di produzione. Se non si cambiano i rapporti di produzione, non ci sarà nessuna possibilità di cambiare i rapporti di proprietà. E che alla fine, soltanto cambiando i rapporti di produzione, vengono eliminati i rapporti di proprietà. Questo ci arriveremo alla fine di questo excursus beniaminiano. Altrimenti l'altro esempio evidente, no, non ho ancora finito, e quindi viene giudicata quella di Zola un ripiegamento della letteratura borghese piuttosto che un esempio di letteratura proletaria, cioè un ripiegamento della letteratura borghese piuttosto che un avanzamento della letteratura proletaria. L'altro esempio, che è l'altra faccia di Zola al contrario, come se fosse il negativo, no, di una fotografia di Zola, è Au voyage au but de la nuit di Céline del 32. Lì che cosa succede? Che il sottoproletariato, senza alcuna coscienza di classe e quindi senza alcuna possibilità di conquistare un'esistenza umana. E l'autore, scrive Benjamin, Céline non si accorge affatto che questi sottoproletari non hanno un'esistenza umana, ma li schiaffa lì sulla pagina e fanno quello che fanno esattamente alla stessa stregua di come si comporterebbe un maiale in un porcile. Che fa un maiale in un porcile? Fa il maiale. No, che deve fare? E quindi non indica l'autore alcuna via per una reazione da parte di quei reietti. Bene, questo voyage au but de la nuit è l'altro esempio, al contrario di Zola, di ripiegamento della letteratura borghese. Bardanu, il personaggio di Céline, è fatto della materia di cui sono fatte le masse. Viltà, terrore, desideri, violenze, ma è totalmente privo dello spirito di rivolta, del riconoscimento delle stratificazioni di classe contenuti nelle masse, perché le masse, contrariamente a quello che dicono molti, le masse non escludono le classi. Uno dice, adesso, sapete, le classi non ci sono più, la lotta di classe non c'è più. Certo che c'è la lotta di classe, stanno a vincere loro. No? C'è la lotta di classe. C'è sempre la lotta di classe. E nelle masse ci sono le classi, le stratificazioni di classe. Come non ci sono? Per Bacco. Dice, ma le masse sono compatte, unite, le masse... Ti piacerebbe. Mm?
ti piacerebbe realizzare anche a te, che pensi che le masse sono compatte, che non esistono più le classi, ti piacerebbe essere Hitler. E lui c'è riuscito il gruppo. Però sempre aiutato dal capitalisti, dal capitalismo, sempre aiutato dai grandi, dalle banche, eccetera, eccetera. Quello sempre, quelli non mancano mai. Chiaro. Un altro degli esempi che Benjamin fa di uno scrittore paradigma di questo ripiegamento della cultura, dell'attitudine, dell'atteggiamento borghese, che si rispecchia nel ripiegamento della letteratura borghese, è Julian Green, e in particolare il romanzo Epave del 32. Benjamin descrive una scena di questo romanzo in cui un borghese, passeggiando dalle parti del Lungo Senna, di Passy, nella zona ovest di Parigi, è una zona piuttosto alto borghese, molto tranquilla, fuori un po' dai circuiti e vede una scena di violenza. Cioè, sul Lungo Senna c'è un tizio che sta picchiando una donna. La donna lo vede, questo tizio, e gli chiede aiuto. Lui guarda, è terrorizzato, scioccato da questa scena, e invece di andare a aiutare la donna, scappa via, va via, torna a casa. Si chiude nel suo cappotto e va a casa. Benjamin dice, questo è un conformismo non dai tratti psicologici, come vorrebbe sottolineare Green. Questo è un conformismo dai tratti sociali. Green ha descritto il borghese che è testimone e che torna a casa. L'abisso che si spalanca davanti al borghese è l'abisso che si spalanca davanti alla sua esistenza di classe. E di nuovo la risposta è la fuga davanti al fatto brutale. Voi mi direte, è una fuga un po' miserabile. E allora io sapete che vi rispondo, che con tutto il rispetto e con tutta la ammirazione possibile che si può provare per le forme artistiche, anche un poeta romantico che fugge, anche un Werther che fugge perché sconfitto in amore, perché sconfitto nel suo rapporto con le anime semplici, perché sconfitto eccetera, anche quella fuga mi appare un po' miserabile. Forse un po' meno miserabile, per il semplice che almeno Werther s'ammazza. Questo invece se ne torna a casa e continua a vivere la sua vita socialmente determinata. Ecco, al limite solo quello, ma il movimento rispetto alla realtà, rispetto alle cose, rispetto all'avere a che fare con le cose. Bene, questo movimento e questo gesto non è poi tanto diverso. E non mi venite a parlare della paura di vivere. Questo è l'aspetto psicologico. Ma c'è una responsabilità sociale? Ci sta o non ci sta? È in gioco anche e soprattutto questa domanda in tutto il ragionamento che stiamo facendo
che come vedete va dalle altezze di certi discorsi culturali, va anche giù. Io vi voglio portare un po' come delle montagne russe, no? Andiamo su, poi scendiamo giù a precipizio, poi risaliamo su. È così che a me piace pensare questo mestiere insieme a voi. E qui arriviamo, cominciamo come al solito Benjamin. Benjamin, quando leggete Benjamin è come un rally. Cioè, presente, avete mai fatto un rally? No. Beh, però potete immaginare, sapete, tutto, poi scali marcia, vai, scarica la terza, quarta, quinta, no, tanta, sesta, poi scali marcia, seconda, è un po' così. Adesso, dopo tutto questo, poi a un certo, questo è il momento in cui bene mi scala marcia, no? Fra quarta, terza, seconda, boom, super la salita. Perché adesso ci sta portando da una parte importante, poi vum, giù. Una reazione a tutto ciò è data dal surrealismo. Le Vagues de Rêve, 1924, di Aragon. Cancellazione della soglia, vado per punti, tanto mi capite. Cancellazione della soglia tra veglia e sonno. Linguaggio come suono e immagine, fusi in una automatica esattezza. Conquistare la rivoluzione, conquistare per la rivoluzione le forze dell'ebbrezza. Lo ripete, l'aveva scritto nel 29. Conquistare per la rivoluzione le forze dell'ebbrezza. Un'ebbrezza sociale, non individuale, un brivido che percorre un'intera collettività. Lo spazio immaginativo, che è così aperto, si è sviluppato dialetticamente. Ecco l'altra parola magica, che Benda non può capire, perché Benda non è un dialettico. Perché per avere a che fare con il mondo devi imparare un po' di dialettica. C'è niente da fare. Se no te trovi sempre un abisso. L'abisso che se lo porti alle estreme conseguenze vuol dire nulla. Oppure qualcosa. Qualcosa. Magari. O se no, tutto, niente, qualcosa. Vi ricordate la domanda metafisica, la chiamavano i professori. Lo spazio immaginativo si è sviluppato dialetticamente, identificandosi con la prassi politica. E lui lo chiama materialismo antropologico, questo sviluppo dialettico che gli ha insegnato il surrealismo e gliel'ha insegnato in particolare Aragon. E ad Aragon gliel'hanno insegnato Lautréamont e Rimbaud. Ah, due poeti, eh? Allora, poco prima di essere assassinati. Questo spazio immaginativo, scrive Benjamin, questo spazio immaginativo del materialismo antropologico gliel'hanno insegnato Lautréamont e Rimbaud e non Plekhanov e Bukharin, che sono due teorici del marxismo sovietico. Plekhanov, diciamo, era un marxista della Prima Internazionale, un teorico della Prima Internazionale. Importanti sono esattamente i suoi saggi sul materialismo dialettico. E poi Bukharin è il portavoce di quegli anni
del passaggio dalla seconda alla terza internazionale e quindi al momento stalinista. I limiti stanno nel riconoscimento pubblico della loro influenza sociale. Cioè nelle arti, i prodotti di avanguardia hanno come pubblico l'alta borghesia. Sintomo questo di una incertezza politica dei gruppi avanguardistici. Ed è un'incertezza causata dal fatto che gli intellettuali che fiancheggiano il proletariato non vivono come il proletariato. Non entrano a far parte del proletariato e non agiscono come proletari. Agiscono invece in base alla coscienza del loro isolamento. Voi lo capite come stiamo sintetizzando tutto quello che abbiamo detto, no? Ma agiscono questi intellettuali, che sono anche intellettuali che fiancheggiano le lotte dei diseredati, degli ultimi, degli oppressi, di quelli che stanno sotto, dei dominati. Poi lo vogliamo chiamare proletariato, lo chiamiamo proletariato, ma insomma stiamo parlando di questa roba qua. Ci sono degli intellettuali che fiancheggiano questo. Ma fiancheggiare non significa far parte di. E agiscono e continuano ad agire in base alla coscienza del loro isolamento. Sta pensando, per esempio, in quel momento lì, ad André Malraux e alla Condition Humaine del 1933. Malraux è stato un importantissimo intellettuale francese di quel periodo e anche per decenni successivi è stato anche ministro dei governi in Francia, antifascista, ha combattuto nella guerra di Spagna a fianco del Fronte Popolare, quindi un antifascista. Malraux è l'esempio di questo intellettuale. Vi ricordo cosa sta cercando Benjamin? Sta cercando una via di avvicinamento alla realtà che Benda nega. E che però non sia un avvicinamento alla realtà che porti l'intellettuale ad essere ucciso se A non si adegua, B se non serve. Signor sì, signor sì. C se non diventa una sorta di un privilegio. Star, modello, chiaro? Uomo di successo. Ora, una di queste, che non sia una di queste tre, è possibile un avvicinamento alla realtà che non sia una di queste tre? E che in qualche modo faccia salvo quella cosa perché noi chiamiamo filosofia, che noi chiamiamo pensiero da secoli, e che con una certa ragione continuiamo a pensare che abbia un senso. Questi intellettuali fiancheggiatori agiscono in base alla coscienza del loro isolamento molto più di quanto agiscano secondo una coscienza di classe. E da qui viene l'angoscia della loro solitudine. L'angoscia della solitudine dell'intellettuale. Domanda. A quale bisogno dell'uomo, scrive Benjamin, corrisponde l'azione rivoluzionaria? A questa domanda, a quale bisogno dell'uomo corrisponde l'azione rivoluzionaria? A questa domanda l'intellettuale risponde che corrisponde alla solitudine. E con ciò
egli non riesce a vedere le condizioni da cui scaturisce l'azione rivoluzionaria della massa, in quanto fa della solitudine l'essenza della condizione umana. E qui una botta secca, anzi direi una bastonata secca, alle ginocchia, all'esistenzialismo nascente. Ma forte, eh? E a tutti gli esistenzialisti che lui li sta vedendo per strada a Parigi 34, che escono, entrano dai caffè, vede i mandarini, come li chiamerà Simone de Beauvoir qualche anno dopo. La massa ha suoi bisogni che la solitudine dell'intellettuale non comprende. Inutile dirvi, no, non è inutile, uso sempre delle forme che naturalmente contraddicono se stesse, è utilissimo dirvi che in quel momento Benjamin sta percorrendo un percorso di autoapprendimento del marxismo grazie a alle prime nozioni, alle prime cose che gli ha, diciamo, gli ha proposto Asia Lacis, che lui si è rimorchiato a Capri nel 24. Poi l'intensificarsi dei rapporti con Adorno e Horkheimer. E poi con, a partire dal 29, siamo nel 34, il 29, che dove, quando inizia l'amicizia con Brecht, e che Brecht poi, oltre che parlare continuamente di sta roba, gli farà conoscere Karl Korsch. Chiusa parentesi, nel maggio del 29 gli presenterà Korsch, e poi da lì Korsch è uno degli studiosi, dei critici, dei teorici marxisti che più verranno citati nei passaggi. Chiusa parentesi. Abbiamo visto una domanda. A quale bisogno dell'uomo corrisponde l'azione rivoluzionaria? Benjamin si pone una seconda domanda. Esiste una letteratura rivoluzionaria che non abbia carattere didattico? E qui, naturalmente, adesso io non ve lo dico, ne parleremo brevemente domani. Esiste una letteratura rivoluzionaria che non abbia carattere didattico? Quella di Brecht è una letteratura, è un teatro didattico. Chiaro? Che Benjamin ha molto sott'occhio, perché quelli sono anni in cui loro parlano tantissimo, si scambiano tantissime idee. Molte delle parole di Benjamin sono parole brechtiane. Qualche parola di Brecht è benjaminiana. Ma Benjamin è un enorme ruminatore di nuove forme di idee che sente anche altrove. E Brecht è uno stimolo enorme per Benjamin. Più di qualsiasi altro in quel momento, in quegli anni. A questa domanda, cioè alla domanda se esiste una letteratura rivoluzionaria che non abbia carattere didattico, qui la domanda potrebbe essere: se esiste una letteratura rivoluzionaria che non sia soltanto quella brechtiana? A questa domanda ha dato una risposta il surrealismo, all'interno delle condizioni storiche che erano maturate. Quindi in quel momento il surrealismo ha dato queste risposte. È chiaro che Brecht, in altre condizioni storiche, ha dato un'altra risposta. Ci sono sempre delle condizioni storiche che aiutano a determinare le idee. Non è che le idee vengono fuori così dal genio. Vi ricordate cosa ne abbiamo detto del genio ieri? E quali sono queste condizioni storiche all'interno delle quali il surrealismo ha dato una possibile risposta all'esistenza di una letteratura rivoluzionaria?
Beh, la nascita del nuovo nazionalismo. Stiamo aspettando un nuovo surrealismo, ragazzi. Avremmo bisogno di un nuovo surrealismo, di riattivare le forze dell'immaginazione e le forze dell'ebbrezza. Nascita del nuovo nazionalismo, crisi del parlamentarismo. Avremo bisogno di un nuovo surrealismo. Sta parlando del 34, non sta parlando del 2022. Messa alla prova dell'internazionalismo. Avremo bisogno di un nuovo surrealismo che parli un pochino con la von der Leyen. Rinuncia al pubblico, a un pubblico. La soddisfazione dei cui bisogni non era più conciliabile con le loro convinzioni. Se a questo punto il pubblico, dicono i surrealisti, noi abbiamo esigenze diverse dal pubblico, beh, allora noi ci rinunciamo al pubblico e rinunciamo alla dittatura del pubblico e che quindi non ci interessa fare arte, giusto? In questo senso non ci interessa fare arte. Non ci interessa fare arte che soddisfi delle esigenze di convenzione, che certo mi possono fare ricco, ma, come scriverà Brecht a un certo punto, come faccio io a mangiare, sapendo che qualcuno non ce l'ha? Ci penso e continuo a mangiare. Il surrealismo si è avviato, scrive Benjamin, alla soluzione del problema, iniziando a considerare l'intellettuale un tecnico e attribuendo al proletariato il diritto di disporre della tecnica, senza compromessi e nel controllo costante delle sue posizioni. Certo, questo passa attraverso la via più lunga, che è appunto la via dell'intellettuale. Intellettuali, voi sapete, che avete un pochino, diciamo, prendono sempre la strada più lunga. Ci vuole un po' più di tempo. E vabbè. È il destino di chi porta sulla spalla la Minerva, no? La civetta. E qui Benjamin cita Aragon, e da Aragon ripartiremo per arrivare, per fare il salto all'autore come produttore, e poi ci avviamo a... Però questo è il punto più importante. Avete capito più o meno il ragionamento di Benjamin? Sta tentando una strada di avvicinamento e sta soprattutto cercando di giustificare una cosa che Benda invece rifiuta del tutto, e cioè la partecipazione, cioè l'ingresso dell'intellettuale nel mondo sociale, nel mondo reale, con quello che comporta, con i rischi di sconfitta, con i rischi di fraintendimento. Ma è in gioco, cioè la posta in gioco è enorme, perché voi dovete pure capire che cosa significa vivere nel 1934 esiliato a Parigi da ebrei. E io che faccio? Cioè, guardate, dietro ci sono anche delle domande banali, ma dietro queste domande banali ci sono dei mondi che noi abbiamo il diritto e il dovere di chiederci
insieme a Benjamin. Ma io che ci so, io che ho studiato a fare? E ne è, no? Delle cose che ho imparato quando il mondo sta andando in catastrofe, quando la mia casa è andata in catastrofe, la mia famiglia, i miei parenti, i miei amici, non li vedo più, non ho più i miei libri, e vabbè, ma non ho più la mia casa, non ho più i miei affetti, non posso andare a fare una cosa, non posso andare a fare quello, cioè vivo in esilio. Ma non so solo io così. Come me ci sono centinaia di migliaia di persone in queste condizioni. Ci sono centinaia di migliaia di persone che stanno patendo, che hanno paura, la paura, che non possono esprimersi, che non possono dire, che non possono parlare, e se parlano, parlano per stereotipi, parlano per frasi fatte. Ma che cosa leggono, che cosa dicono, che cosa pensano? I loro bambini come vivranno? Che ne sarà? Poi arriverà la guerra, arriverà la guerra. Non i popcorn. Mi sono spiegato. Ma queste domande, voi mi direte, queste domande sono soltanto le domande di un uomo che vive questo dramma nel 1934. E io? A me non succederà mai? A me non succederà mai? Ma secondo voi, molti uomini e donne nel 1934 sapevano quello che sarebbe successo nel 36 o nel 38? Nel 34 gli ebrei italiani sapevano che nel 38 sarebbe successo quello che è successo? E poi nel 40? E nel 41? E nel 42? No, certo che non lo sapevano. E noi oggi siamo sicuri di quello che succederà l'anno prossimo, fra 3 anni, fra 2 anni? Noi dobbiamo sempre, ma lo dobbiamo come intellettuali, non soltanto come cittadini, come donne e uomini responsabili, anche come intellettuali. È questa la domanda che si sta ponendo Benjamin. Io, come intellettuale, chi sono? Qual è il mio mondo? Qual è la mia realtà? Sì, certo, certo che devo studiare. Io lo dico sempre, no? Studiate, 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 che è chiaro che bisogna fare, perché quello è il tipo, è il lavoro tecnico, tecnico, voglio usare questa parola, e non spirituale, tecnico, perché devo essere padrone di una tecnica, e per tecnica non sto riducendo la faccenda, tecnica significa appunto che uno si fa il mazzo su una serie di testi classici per essere padrone di determinati strumenti, per trovarne altri e per modificarli quegli strumenti e per modificare anche l'uso di quegli strumenti. Perché questa è sì una penna, ma posso anche metterla nel naso se mi va. Chiaro? È questa che sta alla base della domanda di Benjamin. Delle domande di bene, in un momento in cui lui sta vivendo personalmente, ma sente intorno a sé che non è solo, una situazione drammatica, con una lucidità, perché la lucidità di Benjamin non sta nel fatto che lui si rende conto di quello che sta succedendo, ma si rende anche conto, perché comincia a intravedere quello che succederà domani. Alla faccia della civetta di Minerva. Per una volta svegliamoci all'alba e non al tramonto, perché ormai è troppo tardi. La Polonia è stata invasa e Parigi è occupata e io me devo scappare ai Pirenei e non ce la faccio. Chiaro il concetto? E per non arrivare ai Pirenei stanchi, stremati e distrutti, sarà il caso di pensarci un attimo prima. Queste sono le domande che ci sono qui, dentro queste righe che sembra che parlino di tutt'altro. E allora cita Aragon di nuovo. E parla di quello che Aragon chiama il tradimento del piccolo, del borghese o del piccolo borghese. Il tradimento.
E qui introduciamo la categoria del tradimento. Scrive Aragon: qualora gli scrittori rivoluzionari siano di origine borghese, essi appaiono essenzialmente e radicalmente come dei traditori della loro classe di origine. Se gli intellettuali borghesi si schierano da un'altra parte, appaiono come dei traditori. Questo è quello che pensa Benda. Se tu ti schieri da qualche altra parte, quale essa sia, tu stai tradendo la tua vocazione. E Aragon aggiunge: nelle tue parole leggo che tu pensi che stanno anche tradendo la loro classe sociale, e cioè la borghesia, perché è la borghesia che gli ha fornito il loro privilegio di intellettuali. Non solo, fosse solo questo, la borghesia gli ha fornito anche questa idea che Benda in tutto il libro sviluppa, e cioè che l'intellettuale si deve fare i fatti suoi, perché l'intellettuale è un intellettuale di professione e deve fare il suo lavoro e basta. Tu fai il tuo lavoro e basta. Tu qual è il tuo lavoro? Tu fai quello, basta. Tu che fai? Fai il meccanico? Il meccanico. Tu fai l'idraulico? Fai l'idraulico. Tu che fai? Il questore? Fai il questore e basta. Divisione del lavoro, la divisione borghese del lavoro. Che prima di tutto la divisione borghese del lavoro, lavoro intellettuale e lavoro manuale. Dentro il lavoro manuale ci sono tutti i lavori. Basta, capite? Basta. Perché a un certo punto si pone il problema della società civile? Cos'è la società civile? Cos'è la politica? Cos'è... Adesso bisogna che ne parlino i teorici della politica, che ne sanno molto più di noi, ma dico, capite dove stanno i problemi, no? E l'intellettuale, quale esso sia, tutto il lavoro intellettuale è diviso nelle varie... Cioè, ma devono fare... Il poeta. Poeta non si può impicciare. Che vuoi i soldi? Vuoi pure i soldi? Stai a rubare a quelli che lavorano. Ma va a lavorare, no? Questo gli dice quello scrittore, scusate, quel giornalista. Magna panna a tradimento, come si dice? Ma chi gliel'ha insegnato all'intellettuale a comportarsi così? Tu stai lì, occupati dei fatti tuoi. Che cosa fai tu? Tu sei professore, allora, devi fare le lezioni, devi fare gli esami, seduti là, non devi fare nient'altro. Di che ti impicci? Che vuoi? Ma veramente io sto dicendo una cosa... Chiaro? Nella divisione del lavoro c'è questo. Quindi è questo modello borghese di società, no? Cioè, se voi leggete il primo grande romanzo di Thomas Mann, ieri non abbiamo avuto il tempo, no? È mancato, ma nel primo grande romanzo di Thomas Mann, Buddenbrook, no? C'è questo problema. Fra Thomas, Anno, eccetera, a un certo punto, di fronte alla decadenza, si affaccia lo spettro demoniaco dell'arte, della cosa. E allora questo borghese, come fa? Che cosa deve fare? Qual è la sua risposta? Si isola? Dice: allora io devo riprendere in mano lo spirito che sta alla base, no, della mia... No. E c'è questo conflitto tra la vita pratica, la vita funzionale, quella vita, no? Quella vita che manderà in rovina John Gabriel Borkman, il personaggio principale di un dramma di Ibsen, no? Che ha fatto male i conti. E lì tutto è razionale. E se sbagli i conti, ecco là. Chiaro? Tutto deve essere. E invece c'è sempre il discorso dell'arte, sta da qualche parte, scappa via. Oppure Tonio Kröger fa la stessa, per non parlare di Aschenbach. A Venezia, quante ne dice?
Quante ne dice, poveraccio. Poi vede Dazio. Povero, povero Asce. Non aveva i problemi degli LGBT di oggi, ma insomma. E qui entriamo nell'autore come produttore. Ancora qualche minuto ce la potremo fare, forse, ma sì. È nello stesso anno l'autore. Abbiamo chiuso con Aragon e con questa osservazione. Dice, beh, alla fine c'è questa questione che se lo scrittore si rivela fare qualcosa d'altro, se l'intellettuale si rivela, allora appare al borghese come un traditore della propria classe. Capite che cosa vuol dire? Dare la offrire a questo discorso la categoria del tradimento. Sapete, il tradimento è... adesso non è che io voglio fare una... così, una... non voglio dare troppe spiegazioni alla questione del tradimento. È una brutta parola, insomma. Nella storia è sempre stata considerata qualcosa di negativo, no? Il tradimento. E lo è. Però bisogna pure salvaguardare o salvare il diritto, per esempio, a cambiare idea. Perché dobbiamo trovare un punto di equilibrio fra la coerenza nell'andare avanti con una certa idea, con delle convinzioni, con delle azioni, e anche però un diritto a avere, a formulare, a plasmare, a modellare un'idea diversa da quella di prima. Dunque, tutto sta a trovare quell'equilibrio tale per cui un passaggio da una fase all'altra è possibile senza traumi. Capite? Cioè senza un blocco, una caduta improvvisa. Allora sì, perché sapete, molto del tradimento sta nel fatto che è, cioè molto del negativo del tradimento sta nel suo essere improvviso, nel colpire a sorpresa. Il che non significa che uno dice, guarda, io però se te preparo, allora se te preparo col tempo, mano a mano, non sto dicendo, adesso, perché io ho capito cosa state, voi pensate solo al tradimento solo da, in un certo senso, no? Vabbè, sì, c'è pure quello, brucia e te rode, no? Come si dice? Però non è che uno dice, sai, fa una cosa, io mo te preparo, poi fra 2 anni te lo dico, però intanto te preparo, eccetera, Non è così. Però, ripeto, io non è che ho una risposta adesso. Sto ragionando insieme a Benjamin, che ragiona con Aragon, che aveva ragionato con Montblanc di sta roba. E cioè, esiste o no la possibilità di un equilibrio tra coerenza, mettiamola così, coerenza, mantenimento della coerenza e possibilità di cambiare idea, posizione? È qui che si gioca il senso, il peso, la temperatura del tradimento. Ora, nel 1934, Benjamin fu chiamato dall'Istituto per lo studio del fascismo di Parigi a, su invito di Arthur Koestler, a tenere una conferenza il 27 di aprile del 1934, che intitolò l'autore come produttore. Quindi è lo stesso anno del saggio sulla letteratura, sui letterari, sugli scrittori francesi, sulla posizione sociale. Sulla posizione sociale, che è un tema che tornerà continuamente all'interno della scuola di Francoforte. L'argomento
della conferenza, io salto tutta una serie di passaggi, ma l'argomento è ripreso, questo argomento di Aragone, è ripreso nella chiusura del saggio della conferenza, dove Benjamin puntualizza che l'intero discorso ha posto allo scrittore e all'intellettuale la domanda sull'esigenza di riflettere sulla propria posizione all'interno del processo produttivo. La traduzione della domanda qual è la posizione dell'intellettuale nella società per Benjamin è: bisogna capire qual è la posizione dell'intellettuale all'interno del processo di produzione. E io aggiungo, e soprattutto dei rapporti di produzione. Fa riferimento Benjamin alla polemica che c'è, sulle pagine di una rivista della sinistra del Partito Comunista Francese dell'epoca, si chiamava Commune, tra René Maublanc e Louis Aragon. Tenete conto che nella redazione di Commune c'era gente come scrittori come Henri Barbusse, André Gide, Romain Rolland, e Paul Nizan e Louis Aragon. Tutti questi erano tutti nel comitato di redazione di questa rivista. Ed era la rivista dell'Associazione Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires, che pose la domanda a diversi scrittori, la domanda per chi scrivete? E Maublanc e Aragon fecero un dibattito. Ora, Maublanc rispose più o meno una roba del genere. Io scrivo, dice Maublanc, io scrivo quasi esclusivamente per un pubblico borghese. In primo luogo perché sono costretto a farlo. In secondo luogo perché ho un'origine borghese, un'educazione borghese e provengo da un ambiente borghese. Quindi tendo naturalmente a rivolgermi alla classe a cui appartengo, che conosco meglio e che posso meglio capire. Ma ciò non significa che io scriva per piacerle o per sostenerla. Da un lato sono convinto che la rivoluzione proletaria è necessaria e auspicabile. D'altro lato che essa sarà tanto più rapida, facile, feconda e incruenta, questo è tipico borghese, le rivoluzioni si devono fare in maniera incruenta. No alla violenza! No, no, no alla violenza! Sapete cosa significa no alla violenza? Lo sapete benissimo cosa significa. Significa che è già stabilito e predeterminato chi ha il monopolio della violenza. Lo Stato. Incruenta, quanto più debole è la resistenza della borghesia, cioè che tutto questo, la rivoluzione è possibile, scrive Maublanc nel 34. Certo, la rivoluzione proletaria è possibile, io la sostengo, ed è possibile quanto più debole è la resistenza della borghesia. È ingenuo. No, è un'anima bella. Non è un'anima bella. Cioè lui pensa e dice, io sto lavorando affinché la borghesia capisca che ci vuole, bisogna dare i diritti, bisogna aumentare i diritti, bisogna fare questo, bisogna fare quello, bisogna dare di più, bisogna aumentare i salari, ridurre il coso, bisogna dare l'assistenza sanitaria, bisogna dare il reddito di cittadinanza, bisogna fare questo, bisogna dare quello, fare quello. Capite? Io sto convincendo la borghesia, tutto il mio lavoro è tutto di convinzione della borghesia, perché la borghesia ha bisogno del proletariato, no? Sono a chi gli danno? Chi gli fa i lavori? Chi gli fa i lavori? Ha bisogno, c'è, incruenta deve essere la faccenda. Che anima bella che è Maublanc.
Lo capite il ragionamento? È importante quella parola, incruenta. La pace sociale, bisogna salvaguardare la pace sociale. Chiaro il punto? Mammo Blanc, ma svegliate! Ma che cosa è successo nel 1830? Cosa è successo nel 1848? Cosa è successo nel 1871? Cosa è successo nel 1914? Cosa è successo in Italia nel 22? E l'anno prima? E che sta succedendo in Parigi, in Francia? Che poi ci sarà Vichy, si chiamerà Vichy. Moblin, socialdemocratico, democratico, anima bella, sveglia. E Aragon? Mo vediamo cosa gli risponde Aragon. Non ha finito Moblin. Oggi il proletariato ha bisogno di alleati nel campo della borghesia. Oggi. Gli hanno chiesto nel 1830 l'alleanza. Gliela chiesero nel 1830 e la borghesia gli ha voltato le spalle. Se no, non ci sarebbe stato troppo bisogno di Karl Marx. Forse Karl Marx sarebbe stato un ottimo studioso, ma non sarebbe mai diventato Marx. Sarebbe stato Karl Marx. Oggi il proletariato ha bisogno di alleati nel campo della borghesia, proprio come nel XVIII secolo la borghesia ebbe bisogno di alleati nel campo feudale. Che anima bella! E Aragon commenta queste parole, scrive Benjamin. Il nostro compagno tocca qui un punto che riguarda un numero assai grande di scrittori contemporanei, ma tutti hanno il coraggio di prenderne atto. Quelli che sono coscienti della propria situazione con la chiarezza di René Moblin sono rari, ma proprio da loro bisogna pretendere ancora di più. Non basta indebolire la borghesia dall'interno, bisogna combatterla insieme al proletariato. Davanti a René Moblin e a molti degli scrittori nostri amici che sono ancora oscillanti tra l'esempio degli scrittori sovietici che sono usciti dalla borghesia russa e non di meno sono diventati pionieri nella costruzione della società socialista. È appena reduce dal congresso degli scrittori sovietici Aragon e capisce quello di cui sta parlando. Ma veniamo di nuovo a Benjamin. Questo dà modo di mostrare questo dibattito, secondo Benjamin, come sia l'attivismo che la neue Sachlichkeit, la nuova oggettività, non sono riusciti ad annullare il fatto che la proletarizzazione dell'intellettuale, cioè il suo sostegno al proletariato, non fa diventare l'intellettuale un proletario. E questo perché la classe borghese ha fornito all'intellettuale la cultura. È la classe borghese che gli ha fornito la cultura all'intellettuale. Oh, sia chiaro una cosa, se io adesso dirò una fesseria, una banalità, ma vorrei sottolineare, guardate che proletariato non significa essere poveri. Il proletariato è una classe sociale, una condizione sociale, cioè un lavoratore che lavora e che vive del suo lavoro prevalentemente e che il suo lavoro non è, diciamo così, proprio tutto di sua proprietà. Quello è un proletario. Il che significa che per certi versi lo è anche l'intellettuale, solo che non lo sa. L'intellettuale è prevalentemente un proletario. I poeti erano dei proletari, per questo facevano incazzare i giornali borghesi. Chiaro il ragionamento? È chiaro? Non significa essere poveri, essere proletari. Significa avere determinate condizioni di rapporto con il proprio lavoro. Poi
La parola proletario viene dal fatto che in determinate condizioni in passato la ricchezza, tra virgolette, che si aveva era quella dei figli che prima li mandavi a lavorare e più bocche da sfamare si potevano soddisfare. Così si è chiamato il proletariato. Ma il proletariato non significa essere poveri. I poveri è un'altra cosa. Poveri e ricchi non sono le categorie che usa Marx in termini scientifici. I termini scientifici sono borghesia, capitalista, industrializzazione, proletariato, sottoproletariato, eccetera, eccetera. E si dovrebbe in qualche modo avere anche delle possibilità per modificare il proprio status, no? Nelle condizioni. In altre parole, quello che sta dicendo Benjamin è che il problema è che chi è che dà la cultura all'intellettuale? Chi è che gli fornisce l'apparato culturale? Beh, glielo dà la borghesia. Gliel'ha data in dote, scrive Benjamin. Cioè gli ha dato di fatto in dote un mezzo di produzione, che è un mezzo di produzione intellettuale, che lo ha reso solidale alla classe borghese. E la classe borghese è solidale con l'intellettuale, in virtù esattamente di questo privilegio. Dunque, scrive Benjamin, ha ragione Aragon, quando dice che l'intellettuale rivoluzionario appare come un traditore della propria classe di origine quando fa il critico della classe. Ma che cos'è questo tradimento? Il tradimento consiste nel non rifornire l'apparato di produzione intellettuale e anche non intellettuale, nel non rifornire più quell'apparato. In questo senso, ed ecco la parola brechtiana, lo scrittore deve diventare un ingegnere che considera come suo compito quello di adattare questo apparato alla rivoluzione proletaria. Dunque con una mediazione che ponga che dia una nuova forma al carattere distruttivo proprio del modello borghese di pensiero. Se siete d'accordo, siccome ci sono altre due o tre cosette che vorrei dire, le diciamo domani. Tanto in coda a questo si attacca benissimo quelle cosette che voglio dire su Brecht. Dunque, se siete d'accordo, io direi di fare così. Domani finisco questo. Ho altre due o tre cosette da dire. Vi dico altrettante due o tre cosette su Brecht che forse vale la pena, e poi tutte le domande che non ci siamo fatti fino a mo ce le possiamo far domani con calma in chiusura di questo ciclo di seminari. Che ne dite? No, siete d'accordo? Ma è una buona idea. Poi se c'è qualcuno che vuole continuare può venire in treno con me e ne parliamo in treno, che ve devo dire? Ok, va bene così, dai. Grazie. Mi tocca aiutare. Grazie.